Ciao a tutti da Diego di Tecnofon.it. Quest'oggi vediamo video unboxing e prime impressioni dello smartphone OnePlus One. Un dispositivo molto chiacchierato perché al momento è disponibile diciamo, all'acquisto solamente su invito. Vediamo cosa offrono le confezioni. Come vedete, due confezioni con il caricabatterie a parte e il telefono in un'altra confezione. Perché? Perché questo dispositivo verrà spedito in tutto il mondo, visto che comunque nei vari continenti i caricabatterie, o meglio le prese di corrente, sono diverse. Hanno fatto questa scelta, quindi vi daranno il caricabatterie per il vostro paese a parte. Comunque vi arriva tranquillamente assieme al telefono, o al massimo lo spediscono qualche giorno dopo. Questa invece è la confezione del telefono. Come vedete, grazie all'assenza del caricabatterie, la confezione è davvero piatta. Andiamo ad aprirlo, non con poca difficoltà. Ok, non riesco più a tirarlo fuori, perfetto. Ce l'abbiamo fatta. Andiamo ad aprirla e abbiamo all'interno OnePlus One, che nel frattempo è già acceso, mettiamo da parte, e il cavo per USB, micro USB, che vedete è decisamente particolare. Abbiamo un cavo flat con questo design molto bello, sicuramente innovativo e diverso diciamo dallo standard. E questo è l'accessorio per rimuovere il carrellino e inserire la micro SIM. Vedete, è davvero un'idea molto simpatica, perché grazie a questo porta accessorio, diciamo, possiamo tranquillamente agganciarlo al nostro portachiavi ed avere sempre il vano, l'accessorio per rimuovere il vano della micro SIM. Ma veniamo al nostro dispositivo OnePlus One. OnePlus è il nome dell'azienda, One è il nome del telefono. Display 5 pollici e mezzo, Full HD, un display buono, ha davvero dei bellissimi colori. Ci sono state un pochino di critiche perché molti dicono che tende al giallo e ha una barra gialla qua in basso. Io nel mio sinceramente non lo vedo, magari sono io che non ci vedo bene, l'ho fatto vedere ad altri amici e nessuno ha notato questa cosa. Probabilmente o stanno migliorando la produzione, o sono fortunato, o non lo so. Comunque il mio di display sembra assolutamente perfetto. Hardware di questo dispositivo assolutamente da top di gamma, perché al suo interno abbiamo un processore Snapdragon 801 da 2,5 GHz, è un quad-core, con 3 GB di memoria RAM. La memoria interna è di 64 GB non espandibile. Abbiamo nel retro una fotocamera da 13 megapixel, una fotocamera Sony che così a prima vista scatta abbastanza bene, o meglio, scatta bene di giorno, di notte un pochino di meno, è un po' rumorosa. Comunque devo dire che non è affatto male come fotocamera, sinceramente mi aspettavo di peggio. Flash a doppio LED, questo è il sensore, diciamo il microfono per la riduzione dei rumori di fondo. Una cosa particolare di questo dispositivo è la cover chiamata sandstone. Perché? Perché simula comunque una pietra di sabbia. Se la sentiamo al tatto è ruvida ed è davvero molto piacevole, cioè ha un grip incredibile, tipo carta vetra, diciamo. L'unica cosa che sicuramente non durerà tantissimo, presumo, perché comunque andrà a consumarsi, perché fa molto attrito questo tipo di materiale, quindi vedremo poi tra magari un mese come sarà ridotta. Sul lato sinistro del dispositivo abbiamo il tasto del volume, sul lato destro abbiamo il tasto di accensione e spegnimento, tasti che sono molto solidi, dal punto di vista dell'assemblaggio il dispositivo è davvero perfetto. Io non ho trovato nessun tipo di difetto. Come vedete è molto sottile, il peso di 145 grammi. Ok, è grande, perché è grande, però wow, io sono rimasto davvero ben sorpreso da questo smartphone. Abbiamo la possibilità di scegliere di utilizzare, se vogliamo, vediamo se riusciamo a farli vedere. Comunque qua ci sono i tasti capacitivi che possiamo scegliere di abilitarli oppure disabilitarli e utilizzare i tasti sul display. Io ho scelto i tasti sul display perché almeno diciamo riesco a governarlo un pochino meglio. Sempre nella parte frontale abbiamo lo speaker per le chiamate che
ha un volume non altissimo, però comunque si sente. Io anche in questo caso, prima di acquistarlo, ho letto, ho girato i forum e molti, diciamo, si sono lamentati che ha l'audio in capsula molto basso. Io adesso vi voglio far sentire. Facciamo un attimo una chiamata. Chiaramente ora il volume non è altissimo, però se portato all'orecchio io sinceramente trovo che l'audio sia sufficiente. Ok, non è proprio il massimo nel volume, però non faccio fatica ad ascoltare le chiamate anche quando sono in luoghi rumorosi. Anche in questo caso, non lo so, sarà un modello nuovo, io sinceramente non so cosa dirvi, non, o meglio, non vi sto raccontando delle palle. Fotocamera frontale da 5 megapixel, una fotocamera frontale che permette di scattare dei selfie in una maniera diciamo decente. Nel frattempo qui è già comparso un micro, vediamo se si riesce a mettere a fuoco. Proseguiamo con l'analisi del dispositivo. Abbiamo qua in basso il doppio speaker che suona davvero fortissimo. È stata una sorpresa positiva, soprattutto per quanto riguarda anche l'audio delle suonerie, cioè se lo tenete al massimo veramente tremate da quanto è forte. Proviamo a far partire una canzone. Sentite che l'audio è davvero buono e anche la qualità dello speaker non è affatto male. Per quanto riguarda invece il software interno, abbiamo la Challenger Mod nella versione 11S. È una versione particolare, una versione speciale, diciamo, adattata, o meglio, resa, diciamo, cucinata per questo OnePlus One, perché comunque nel retro vedete abbiamo il logo di Challenger, scusate, perché questo dispositivo è stato sviluppato assieme a loro, quindi hardware e software dovrebbero essere ottimizzati al 100%. C'è ancora qualche problemino questa ROM, non è ancora proprio una versione stabilissima, però devo dire che l'usabilità è davvero ottima. Una ROM che permette una personalizzazione davvero elevata, come vedete adesso io sto utilizzando un tema che richiama il nuovo design di Android L. Il tutto è semplicissimo perché si può gestire tramite l'applicazione Vetrina Temi. Cosa possiamo fare noi? Possiamo scegliere cosa installare e cosa utilizzare. Possiamo, vedete, cambiare tutte queste funzioni e diciamo è davvero molto bello perché possiamo stravolgere completamente il nostro dispositivo. Questo dispositivo è un dispositivo che può essere utilizzato anche per il modding. Perché? Perché OnePlus One dice che potete fare il root, potete fare tutto quello che volete. L'unica cosa è che se lo bricate allora dopo sono cavoli vostri, quindi non perdete assolutamente la garanzia. Io ho appena preso, ho subito fatto il Ho subito abilitato i permessi di root, ci ho installato Gravity Box, tutti i moduli exposed, quindi diciamo ha un pochino risvegliato in me la voglia di smanettare. Che dire, questo è soltanto un'introduzione, ci vedremo poi nella video recensione. Per il momento sono davvero molto soddisfatto di questo dispositivo. Concludo con le caratteristiche tecniche che mi sono dimenticato di dirvi, come al solito, che ha la rete LTE e che ha una batteria da 3100 mAh, batteria che è davvero soddisfacente. Si arriva tranquillamente a fine giornata e grazie all'ottimizzazione della Challenger Mod e magari abilitando i permessi di root e installando applicazioni che vanno proprio a gestire il background delle applicazioni, con questa batteria riuscite davvero ad arrivare a 2 giorni, dai, diciamo, con un uso intenso. Quindi, che dire, bello, mi è piaciuto per il momento. Ok, non è un telefono perfetto, ha qualche problemino. Leggevo in rete che ha delle difficoltà con l'LTE e la banda 800. Io, come ripeto, da giorni, giorni e mesi, al momento non ho una rete LTE e quindi non so cosa dirvi, nel senso, per me l'LTE al momento non è fondamentale, quindi non mi interessa. Per il momento è tutto, nel frattempo avete visto una notifica, questa è un'anteprima di quello
di quello che poi vi farò vedere nella video recensione. Per il momento è tutto. Ciao da Diego e da OnePlus One.